Ciao a tutti ragazzi, oggi davvero puntata per palati fini, puntata che sono sicuro vi piacerà tantissimo. Inizieremo ad analizzare una parte della vettura che quest'anno è davvero molto molto importante. Vedrete, inizieremo un cammino di 3-4 puntate davvero al bacio, ripeto, per palati fini. Allora, però in questa puntata iniziamola subito con il buon umore. Guardate qui, Cerbero XP mi scrive: meno male che c'è Nicola che ci tira sul morale. Nicola, adesso ci vuole un maglione verde speranza, speriamo per Miami. Eccolo qui, ti ho accontentato subito. Oggi maglione verde speranza, incrociamo le dita per Miami. Allora, parliamo intanto dei test Pirelli che si sono svolti ieri. La Ferrari ha girato assieme ad Alfa Tauri e a Sauber Alfa Romeo. Tra l'altro c'era Kubica in pista per l'Alfa Romeo, dai, abbreviamola così. E ha fatto di mattina 61 giri con Leclerc, di pomeriggio 54 se non vado errato con Sainz. Sainz che tra l'altro ha tanto tanto bisogno di girare. Ribadiamo ancora una volta che le ruote non hanno fascia colorata perché i team e i piloti non conoscono che cosa stanno andando a provare, quale tipo di mescole. Questi test servono più che altro alla Pirelli per acquisire dati. Tra l'altro sta facendo un ottimo lavoro. Lo pneumatico di quest'anno è fantastico e abbiamo visto che permette ai piloti delle gare più d'attacco, quindi bravi in Pirelli. Andiamo invece nel cuore di questa puntata. Allora, vi siete mai chiesti che cosa sono questi, queste alette qui, questi deviatori che ci sono, nei fondi di tutte le vetture a effetto suolo? Ebbene, questi deviatori si chiamano deviatori di vortice e sono fondamentali, importantissimi per tanti motivi, per generare carico, per limitare gli effetti, anzi per limitare l'innesco del porpoising, servono veramente a tantissime cose. Ora cercherò di farvi capire, sempre alla mia maniera, cioè in un modo che sia fruibile a tutti, come funzionano questi deviatori o generatori di vortice. Allora, per farlo innanzitutto devo ringraziare due persone. La prima è Giacomo Rizzitelli, ovvero il nostro amico esperto di aerodinamica. Esperto lo metto tra parentesi perché così lui non si arrabbia. Invece, un'altra persona che va ringraziata è il nostro creatore di modellini, Alfio Spoto Barbagallo, che ci ha fatto qui un fondo, vedete, questo è il fondo con i generatori di vortice, e questo qui invece, questo cartone qui, che questo è stato più semplice farlo, è l'asfalto e mi servirà per farvi capire bene come funzionano quei particolari là. Allora, questa abbiamo detto è la vettura, devo essere bravo ad inclinarle come si deve. Quando la vettura viaggia a medie velocità, è abbastanza alta perché non si crea deportanza e quindi la vettura non si abbassa verso l'asfalto. Allora, che cosa succede a questi particolari importantissimi? Come funzionano? Ve lo faccio capire con una fotografia. Allora, alle medie velocità noi abbiamo l'aria che si infila nei canali Venturi, quindi nel fondo della vettura. Se ci fate caso, per la prima volta utilizzo tre colori per le frecce. Perché? Perché una parte dell'aria, frecce gialle, va verso l'esterno della vettura, quindi viene presa e poi buttata fuori. Diciamo che un po' come funzionavano i baseboards. Domani li vedremo un po' meglio perché c'entrano un po' di più con il discorso che voglio farvi nella puntata di domani. Un'altra parte dell'aria, le frecce rosse, praticamente cosa fanno?
si infila sotto la vettura e va verso, devo essere bravo qui a muovermi col cartone, si infila sotto la vettura e va verso il fondo estrattore, quindi verso la parte posteriore della macchina. Ok? Perché questo? Perché la nostra vettura ancora, vedete che c'è dello spazio, come mi metto così, c'è dello spazio tra la vettura, facciamo finta che l'altezza sia questa, e qua c'è l'asfalto, c'è questo spazio. Quindi, in poche parole, qua sotto ci passa dell'aria. Però poi c'è un'altra freccia di colore celestino, che è quella più importante. Quella è la parte d'aria che da questi deviatori di vortice viene convogliata verso la parte laterale del fondo della vettura per generare una sorta di minigonna pneumatica. Quindi l'aria va ai bordi della vettura e da lì tende a creare sempre più, usiamo questo, ce l'abbiamo, sempre più deportanza alla vettura, quindi se genera sempre più tenuta. Scusate se non guardo la telecamera perché voglio vedere un attimino come metto la vettura. Quindi, però, fondamentale sapere, capire, ormai lo sappiamo tutti, lo sanno anche i muri, che all'aumentare della velocità la vettura si abbassa, si abbassa, si abbassa e va sempre più vicina all'asfalto. Quindi che cosa succede? Che questi deviatori di vortice a un certo punto è come se si sigillassero quasi con il fondo. Non vengono rovinati perché? Perché c'è, vi faccio vedere, la platina in legno che va a toccare prima, protegge un po' il fondo della vettura. In realtà ci sono anche delle parti in metallo che toccano con l'asfalto, che poi sono quelle che dei puntoni, ecco, che calano giù, che sono quelli che ci fanno vedere tutte quelle scintille, o perlomeno la maggior parte delle scintille. Quindi alle alte velocità succede questo. La vettura, abbiamo detto, si abbassa in questo modo, questa parte qua quasi si sigilla col fondo e allora tutta l'aria deve essere presa e confluita fuori, per evitare appunto, perché poi diventa troppo lì, no? Per evitare l'effetto di pompaggio aerodinamico sul rettilineo. Quindi capirete come questi generatori di vortice siano una parte importantissima del fondo della vettura, fanno praticamente la prima parte del lavoro, che è molto molto importante, fondamentale per due motivi. Uno, per generare la deportanza, quindi il carico aerodinamico. Due, a un certo punto, quando la vettura si avvicina al suolo, per prendere l'aria da qui, vedete, e defluirla verso l'esterno, cioè non mandarla più al fondo, cioè verso il retrotreno. Nella puntata di domani capiremo un po' meglio anche il perché. Non voglio mettere troppa carne al fuoco perché poi si fa fatica a seguire dei concetti che in realtà sono molto complessi e che io cerco di spiegare nella maniera più semplice possibile, perché in questo modo sono sicuro che tutti possono, come dire, appassionarsi a questo sport, che è la cosa più bella. Ecco, quindi, ricapitolando, alle medie velocità i flussi è come se fossero tre. Una parte vengono spinti verso l'esterno della vettura, una parte passa completamente sotto ad alimentare la parte centrale del fondo e andare così verso la parte posteriore della monoposto, verso il fondo estrattore, e poi un'altra parte, forse la più importante, quella costituita dalle frecce azzurrine, va a incanalarsi lungo la parte laterale del fondo per generare, man mano che si abbassa la macchina, una sorta di minigonna pneumatica. Quando poi la vettura quasi tocca con l'asfalto, questi generatori di vortice, deviatori di vortice, è come se si sigillassero con il suolo, appunto, e quindi tutta l'aria va incanalata verso l'esterno. Questo ovviamente avviene alle alte velocità, quindi più funzionano meglio questi deviatori di vortice e meno possibilità ci sia che la macchina abbia porpoising.
Però questo non è l'unico aspetto che ne limita, che limita il porpoising sul dritto, cioè il pompaggio aerodinamico. Bene, spero di essere stato chiaro, io credo proprio di sì. Andiamo avanti. Allora, ieri mi arriva questo messaggio di Luca, sarebbero interessanti i video anche sulle altre scuderie. La McLaren sembra essere migliorata moltissimo in tre gare. Accontentiamo subito Luca. Allora, che cosa ha introdotto la McLaren da inizio stagione ad adesso? Io ricordo a tutti che hanno avuto un sacco di problemi prima nei test a Barcellona, pochino, ma molto molto di più nei test del Bahrain, scusatemi, non mi veniva, con i freni posteriori che surriscaldavano e poi esplodevano. Allora, cosa ha fatto la McLaren? La McLaren ha fatto in realtà dal Bahrain a oggi, le ha fatte a Melbourne, solamente due modifiche che non sono modifiche eclatanti. Ovvero ha messo, come potete vedere qua, indicato dalla freccia gialla, ha introdotto delle nuove appendici aerodinamiche esterne alle prese d'aria dei freni posteriori. E oltre a questo, vi faccio vedere anche un'altra fotografia, ve l'ho fatto vedere poc'anzi, ha aumentato anche le bocche che raffreddano il freno posteriore, ne ha aumentate l'aria in entrata, ma anche l'aria in uscita, per raffreddare un po' meglio i freni posteriori che tanti problemi avevano dato alla McLaren, durante i test del Bahrain. Questo ci fa capire come la vettura sia nata veramente bene, perché il team alla fine ha risolto i problemi, ha speso, in realtà non poco per risolverli. Però si è concentrato più che altro sulla comprensione della vettura e questo ha portato subito a dei buoni risultati. Quindi il potenziale nella macchina c'è. Oltretutto, se dovessimo fare una stima, oggi più o meno la McLaren si trova a 7-8 decimi in gara dai top team, da Red Bull e Ferrari, quindi la distanza non è poca, ci vorrebbero adesso degli sviluppi mirati per poter accorciare questa forbice. Ma vi faccio vedere anche un'altra vettura, l'Alfa Romeo. Noi sappiamo tutti che è l'unica vettura a peso sin dai primi test stagionali. Ora, guardate qui dove vi indico con la freccia gialla, lì era tutto nero. Ripeto, la vettura era già a peso. Adesso abbiamo visto a Imola che c'è una buona parte di vernice tirata via e vediamo direttamente i fogli in carbonio. Allora voi vi chiederete, ma perché se a peso vanno ad alleggerire, se poi devono riappesantire per stare dentro il peso minimo? Semplice, perché così possono disporre delle zavorre collocandole dove credono più opportuno, nella vettura, davanti, dietro, di lato, eccetera, eccetera, per migliorare setup e guidabilità dell'auto. Bene, prendo un attimo fiato e vado avanti. Allora, iniziano le prime scaramucce, le provocazioni del duo Simpatia, composto da Horner e Marco, da Chris Horner ed Helmut Marko. Vi ricordate all'inizio dichiarazioni al miele con la Ferrari? Adesso ci stiamo un po' più avvicinando a quello che era il rapporto dell'anno scorso, ancora non siamo a quei livelli lì, però vedrete che se il mondiale sarà serrato ci arriveremo. L'anno scorso era Mercedes Red Bull, ebbene adesso il duo Simpatia ha iniziato con le provocazioni. A me questi due, devo essere sincero, mi stanno proprio antipatici. Comunque, che cosa è successo? Ve lo racconto subito. Chris Horner ha dichiarato che Charles Leclerc, come l'ho detto bene oggi, Charles Leclerc è stato avido a Imola, a non accontentarsi del terzo posto, doveva stare là dietro buono buonino ed ha avuto pure fortuna, ecco, diciamola così.
perché comunque dopo l'errore è riuscito a racimolare un po' di punti. Invece l'altro simpaticone, Helmut Marko, ha detto che la Ferrari non riuscirà a stare dietro alla capacità di sviluppo che hanno i Red Bull. Complimenti per lo stile e la sportività. E a proposito di complimenti, devo io farli a voi, perché ieri, quando ho iniziato a parlare di Michele Alboreto, sono arrivati tantissimi messaggi, di tanti di voi che mi hanno ringraziato per aver ricordato un pilota che, è un dato di fatto, è amatissimo da tutti. Questa è una cosa davvero stupenda. Sono contento, sono io che vi faccio i complimenti, perché è importante conservare nel cuore e nella memoria dei campioni così limpidi. E vi voglio leggere un messaggio di José Francisco Robles Gorriti, che pensate ci scrive dall'Argentina. Ve lo traduco. Ciao Nicola, ho avuto il piacere e l'onore di aver incontrato il grande Michele Alboreto qui nella mia città, Bahia Blanca, nel 1979, in una mini stagione di Formula 3 che si è svolta in Argentina, insieme ai fratelli Teo e Corrado Fabbri. Un eccellente essere umano, Michele. RIP, un abbraccio forte. Bellissimo, bellissimo messaggio. E di messaggi così per il Michele Nazionale ne sono arrivati davvero tantissimo. Questo dimostra l'enorme passione che avete voi iscritti a questo canale e per me è benzina, è quello che mi fa andare avanti e mi fa cercare di scoprire sempre argomenti interessanti. Calcolate che le ore che passo al telefono sono diventate veramente tante. E un'altra cosa, allora, come sapete, io cerco di rispondere un po' a tutti i messaggi. Alcuni li vedo, li trovo particolari e li posto qui poi nei video. Altri rispondo, però mi dovete perdonare se mi fate delle domande e vedete che non c'è una risposta oppure una risposta immediata. Vi invito a riscrivermi oppure a mandarmi delle email, perché via email prima o poi verranno viste. Allora, a proposito di passione e di appassionati, voglio farvi vedere come potrebbe essere secondo Alessandro Guarino, che è un altro grande, grande appassionato, la Ferrari versione B di questa stagione. Allora, premettiamo una cosa, è semplicemente un esercizio tecnico, però devo dire che ci sono due cose particolarmente valide e mi sa che gliela mando una mail alla Ferrari, ovviamente a nome di Alessandro. Però anche questa cosa qui dimostra l'enorme passione che avete, che merita davvero massimo impegno da parte mia. Guardate qui, lui ha disegnato un F1 75 versione B con alcune modifiche. Allora, indicate con la freccia al numero 1 gli spigoli delle paratie laterali degli alettoni, sia all'anteriore che al posteriore, arrotondati. E questo qui per migliorare, ad esempio, oltre che l'estetica, anche il peso. L'estetica lascia il tempo che trova, ma il peso sì. Se vi ricordate, la Red Bull alla paratia dell'alettone anteriore ha fatto praticamente la stessa identica cosa, quindi non è poi tanto una cosa campata in aria. E poi ancora ha fatto uno scavo in stile Red Bull sotto la fiancata per aumentare un pochino il flusso d'aria, però credo che questa cosa qui debba tenere conto pure delle disposizioni degli elementi dentro le fiancate. E poi ha spostato parecchio sotto l'attaccatura dell'alo le prese d'aria delle fiancate, praticamente le bocche delle pance. Questo qui per trovare, aspetta, vi leggo ciò che ci scrive lui, un attimo solo. Allora, aumentano la superficie piana della parte superiore delle pance, verissimo, che conserva la buca e quindi crea ancora più deportanza. E inoltre la parete verticale esterna della fiancata, che adesso è più snella,
presenta sotto di essa uno scavo più evidente, aggiungendo un ulteriore effetto Venturi. Veramente interessante questo esercizio di tecnica. Oggi lo sapevo che il video sarebbe durato di più, lo sapevo. Allora, infine, voglio chiudere con questo messaggio. Mi fai sempre più di Sergio Colucci appassionare a questo sport. Ebbene, questa è la prima mission di questo canale, è quello di, come dire, trovare e reclutare sempre più appassionati di questo fantastico sport che, ripeto, se vissuto nella maniera corretta, con la giusta passione, senza esagerazioni e possibilmente anche con la possibilità per chi vuole di andare in pista a sfogarla lì la passione per la velocità e non nelle strade di tutti i giorni, allora è veramente, come dire, lo sport ideale. Ecco, chiamiamolo così. Allora, concludiamo questa puntata con una foto che mi hanno mandato ed è una foto che metterò al posto della sigla finale. Mi ha fatto davvero tanto piacere riceverla. E mi ha fatto tantissimo piacere che mi sia stato richiesto di metterla in un video di Racing Time. Questo significa che davvero tanta gente ci segue e di questo ancora una volta vi ringrazio. Prima di chiudere, vi ringrazio per avermi visto sin qui. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. E vi prego di lasciare un like, un messaggio, di condividere il video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale per farci crescere sempre più e per cercare anche di migliorare ulteriormente questo servizio che servizio, questa passione che condividiamo. Infine volevo ancora ringraziare Giacomo Rizzitelli, Alex Guarino, perché no, e Alfio Spoto per aver contribuito alla realizzazione di questa puntata. E vi lascio con questa foto. Da Nicola Castiglione, dalla Selezione Nazionale Piloti, è tutto anche per oggi. Ciao e godetevi, ripeto, questa foto.